Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Prima che me lo chiediate, no, non è un vlog sulla mia vacanza a Bruton, che fra parentesi non so neanche dove sia in Inghilterra, io so solo che sono stato a Bruton, è un paesino di merda, cercatelo su Google Maps. Ma come dicevo, non è un vlog in cui vi parlerò della mia vacanza come l'anno scorso, visto che non fotterà nessuno, ma vi parlerò di quello che è successo al mio canale durante l'assenza. Perché sì, ormai lo sappiamo ragazzi, YouTube è un bug vivente, praticamente ci sono più cose che non funzionano che cose che funzionano. Vi faccio un esempio stupido: su un canale YouTube il proprietario può vedere quali sono i suoi iscritti più popolari. Ora, secondo YouTube il mio iscritto più popolare ha 2000 iscritti, peccato che al mio canale sia iscritto Luke che ne ha 34.000. Giusto per dirvi che poi non ne ha 34.000, però vabbè, ciao Luke comunque. Ma non era di sta stronzata che vi volevo parlare, ovviamente, ma vi volevo parlare di quello che è effettivamente successo al mio canale, perché me ne sono capitate di tutti i colori. Ma partiamo dal principio. Ogni tanto, misteriosamente, non si sa per quale strana congiunzione astrale, i feed scompaiono dalla faccia della Terra. Ma attenzione, attenzione, non solo i feed. Ogni tanto, addirittura, i video non appaiono nemmeno nella box delle iscrizioni. Per intenderci, voi andate sulle vostre iscrizioni, siete iscritti al mio canale, premete iscrizioni alle 11.30 quando dovrei, attenzione, dovrei caricare un video e il video non c'è. Non c'è non perché non l'abbia caricato io, ma perché l'ho caricato su YouTube, che fa schifo, ok? Qual è il funny fact della situazione? Il funny fact è che prima di partire, appena prima di partire, provai a caricare un video alle 11.30 che non andò nella lista iscrizione. Risultato? In mezz'ora feci 9 visualizzazioni, che praticamente è nulla, cioè mi spiace, però è zero. E quindi mi sono cagato in mano, giustamente, perché mi sono detto: cazzo, io sto partendo per le vacanze, faccio 2 settimane, c'ho 14 video programmati ancora un attimo, tutti alle 11.30. Cosa faccio? Perché ovviamente lì in Inghilterra non è che posso prendere e cambiare gli orari, sono fuori. Di conseguenza rischio di mandare a puttane un video. E allora consulta Luke, consulta di qua, consulta di là e... ragazzi, spostiamo i video alle 14.30. Sposto i video alle 14.30 sperando comunque che vadano bene. Sapevo che non sarebbero andati bene perché alle 14.30 carica pure mia nonna che non ha un canale YouTube. Però perlomeno alle 14.30 di solito i feed tendono ad andare. Ovviamente, cos'è successo appena sono arrivato in Inghilterra? È successo che i feed alle 14.30 hanno smesso di andare e alle 11.30 sembrava il paradiso degli youtuber. Quindi io per 2 settimane praticamente sono rimasto totalmente inculato da questo punto di vista. Mi appaiono gli antivirus, grazie. Dicevo, io per 2 settimane sono rimasto praticamente inculato a caricare i video a un orario di merda, ossia alle 14.30, perdendo metà praticamente delle visualizzazioni che avrei potuto fare e subendo un rallentamento della crescita del canale, nonostante comunque ci sia stato il video sugli shiny che ha fatto quasi 40.000 visualizzazioni, mi ha portato un botto di iscritti. Infatti tipo in 2 settimane ne ho fatti 1.000, cose che non succedevano da mai, perché non sono mai successe. Però insomma, cioè, voglio dire, comunque il canale, nonostante le visual fossero poche, aveva qualche risvolto positivo. Ma secondo voi YouTube poteva non mettermela ancora più nel culo? No, ovviamente ragazzi, doveva peggiorare la situazione. Ora, premessa, visto che l'ho detto un paio di volte, poche settimane prima di partire io sono ritornato ad avere una partner. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sono tornato a poter guadagnare dei soldi grazie a YouTube, mettendo gli annunci e quant'altro in sostanza, no? Ovviamente non è che guadagni molto, guadagno quei 30-40 euro se va bene. Ecco, se va bene. Dovete sapere ragazzi che quando caricate un video su YouTube, tecnicamente la monetizzazione, se siete partner, parte automaticamente. Nel senso, se tu entri in una partnership, questa partner ti abilita tutti i video per la monetizzazione automaticamente, a meno che non abbiano copyright o robe del genere. Quindi il tuo video è utile, è adatto a guadagnarci sopra. Ci guadagni, ti mettono l'annuncio all'inizio del video e da quel video ci trai tot profitti, no? Cosa è successo? È successo che per 2 settimane i miei video non hanno avuto la monetizzazione. Cioè, della serie che io li caricavo, avrebbero dovuto avere automaticamente la monetizzazione? No,
Non è successo nulla. Tra l'altro non è che dici non hai messo gli annunci in mezzo al video. No, proprio zero. Cioè, nel senso, non c'erano neanche l'inizio. Non c'erano da nessuna parte. Il risultato? Ho caricato un video che ha fatto 40.000 visual e che probabilmente solo quel video lì mi avrebbe dato più o meno 10 euro circa. Adesso non è che sto dicendo che sono diventato povero, però insomma, soprattutto in questo momento della mia vita, in cui comunque sarebbe interessante poter guadagnare dei soldi per YouTube in generale, per tante cose, per migliorare il canale, per mantenere i miei strumenti musicali e cazzi e mazzi, niente, YouTube mi ha mangiato praticamente 30 euro, perché poi ovviamente non era solo quel video là, erano 12 video che hanno fatto circa 1500 visual. Secondo me 20-30 euro avrei potuto farceli. YouTube ha deciso così di mangiarmeli totalmente. Infatti lunedì io mi sono messo lì, ho preso il video per mano direttamente e l'ho sbattuto nella lista monetizzazioni di cattiveria. Tra l'altro spero che vi sia piaciuto il video di ieri, l'ho registrato alle 10:30 che ero stanco morto, però vabbè, dettagli, 5 ore di sonno, un'ora e mezza di aereo, jet lag, si regista. Si regista, attenzione, perché addirittura Hollywood. Quindi in pratica, ragazzi, non solo durante le mie vacanze in Inghilterra il canale YouTube è morto per colpa della mancanza dei feed e dell'orario scomodo a cui sono stato costretto a caricare da questa piattaforma, perché o caricavo alle 14:30, che è un orario di merda, o caricavo le 14, che è ancora più orario di merda, perché oltre a non uscire i feed, caricano pure i big, e quindi non se li caga nessuno i miei video, o carico di notte. Chi cazzo carica di notte? Chi carica di notte? A parte me all'inizio, che caricavo Liu, che lo può confermare nei commenti, caricavo i video alle 3 di notte. Chi carica di notte? Nessuno carica di notte. O caricavo di notte o caricavo alle 14:30. Risultato? 14:30, niente feed. 11:30 sistemato come se non fosse nulla. La serie di Pokémon Spinal è andata totalmente a puttane grazie a tutto ciò. La Eglock è andata a puttane grazie a tutto ciò. E basta, il resto è andato più o meno bene. Non esageriamo con le cose. Però insomma, mi ha scocciato particolarmente questa cosa e mi sono innervosito parecchio anche per questo motivo, perché i video andavano male, non per demeriti miei, anzi io mi ero messo di impegno per caricarli tutti e per non lasciarvi senza contenuti, quanto per il fatto che purtroppo vivo su una piattaforma di merda. Cioè, io faccio video su YouTube, dovevo farli su WhatsApp, dovevo fare video su WhatsApp, aprire un canale WhatsApp, ecco. E nulla, queste erano le disavventure di noi youtuber all'estero, che ho avuto anche il piacere di incontrare due ragazzi e di far conoscere a loro il canale. Niente, buona, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ah, tra l'altro, visto che me lo state chiedendo, visto un paio di commenti, la cura per l'acne sta andando molto bene, nel senso che quello che vedete adesso è praticamente rossore. Cioè, ce ne sono molti pochi e lo posso capire da questo, cioè io posso schiaffeggiarmi senza farmi male. Se l'avessi fatto un mese solo fa, sarei qua a languire per terra di dolore. Invece questo qua è tutto rossore. Praticamente, ragazzi, adesso sono rimaste quasi solo le cicatrici. Ce ne sono alcuni qua sopra, qua, poi farò gli zoom belli, poi sono spastico, qua e tutto il resto. Ma in realtà è un lato positivo, paradossalmente, perché vuol dire che il sebo, che è quello che poi genera effettivamente i brufoli, viene, diciamo, concentrato in un punto e diminuisce. In teoria in 2 mesi dovrebbe sistemarsi la situazione e poi vedremo, faremo una bella vendetta contro i simpaticoni che pigliano per il culo per questa ragione. Detto ciò, come stavo dicendo all'inizio, volevo farvi sapere solo questa cosa qua, visto che alcuni nei commenti me lo chiedono ogni tanto. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così invito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Mi spiace davvero per queste 2 settimane che sono andate un pochino a puttane, purtroppo non ci ho potuto fare niente. Comunque da domani spero di far tornare video regolarmente e decenti possibilmente. Magari con la Eglock riprenderemo forse da giovedì. Ci sono stati un po' di problemi anche lì legati purtroppo alla disponibilità di Meditia, ma non morirà, state tranquilli. Poi che altro, non penso, ho notato che su Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna non è uscito niente. Grazie Game Freak per non darmi il clickbait. E niente, io vi invito come al solito a lasciarmi piace, l'ho già detto, e noi ci becchiamo, ragazzi, in un prossimo video.